eccoci qua. Ci guardiamo zia. Certo che io sembro basso. No, no. No, la mia è un effetto video, no? Perché effetto ovviamente video. Siamo alti qua, però vengo più basso io. Non provo a mettermi in punta di piedi. Andiamo di qua, magari. Vediamo, anche invertiamo. No, no, forse... perché sono più alto io. Ecco, evidentemente. Bene. Omar, che non dice il cognome. Barsacchi. Sì. Cioè tipo Fusignano, Barsacchi. Allenatore, una cosa così, insomma, dove va il Sacchi, no? Bene. Ecco, no, si tiene in mente, bene. Barsacchi. Ecco. Omar, quindi cose... siamo però al ristorante La Magona, sì. E dietro questo nome c'è il bosco della Magona, che è l'unico bosco diciamo che collega il bosco che collega Bolgheri a Bibbona, che si chiama Bosco della Magona. Bibbona, che è un classico di paese di Bibbona, no, non sì. È nuovo. Vedo che qui, a proposito, insomma, di aia, no? di vini che finiscono per aia, mi sembra ci sia una bella gamma, cioè qui siamo praticamente nella capitale, cioè qui esce dai rubinetti, no? Cioè, c'è proprio anche un rubinetto di vino alla spilla, ecco, alla spina. Ecco, quindi se vuoi, potrebbe anche essere, no? Essere, magari un giorno lo faranno. Ecco, diciamo, il prosecco so che non si può fare alla spina, no? È vietato, vietatissimo, ma sembra che invece in certi posti come a Corsivella, lo Cheval Blanc, si possa bere, oltre che Sassicaia, perché Sassicaia è il numero uno al mondo, anche appunto il famoso appunto Cheval Blanc, appunto così con un rubinettino, no? Con questo, no? Marchingegno che permette di mantenere i vini e di farli bere chiaramente alle clienti, ai clienti anche, cioè sia maschi che femmine che vengono qui alla Magona. Bene, complimenti. Grazie. Complimenti, perché questo è un anno poi importante, perché alla fine dell'anno scorso si è scoperto che oltre a essere un grande vino, il più grande vino italiano, famoso nel mondo, citato nei film, è anche diventato poi il numero uno al mondo. Non so cosa sia successo, perché improvvisamente è migliorata l'annata 2015-2016 rispetto al resto. Probabilmente l'annata 2015-2016 sono anni molto importanti per Bolgheri, cioè nel senso che è considerata dopo l'85 forse la prima annata diciamo migliore di sempre. Dopo l'85 siamo al 2015, quindi dopo aver raccolto l'uva, che cosa di queste ore, ecco, di questi giorni, praticamente già si poteva capire, certo, che sarebbe diventato, sembra anche confermato, perché il caro Luca Gardini ha già anticipato insomma anche quest'anno che è al numero uno. L'anno scorso ha, devo dire, portato bene, ma il Spettatore a fine anno ha confermato, quindi il 2019, come dire, è un anno in cui mi sembrava giusto insomma venire anche qui proprio a Bolgheri, quindi qui alla Magona, anche perché il cappello ce l'avete da quest'anno, l'abbiamo preso. Ah, ecco, quindi è una novità, ecco, sì. Una nuova entrata, siamo a pochi giorni della presentazione della nuova guida. Sì. E comunque intanto già un anno col cappello, con anche il Big Gourmand, che sì, è quello per il quinto anno consecutivo, ecco, quindi per la Michelin. Rapporto qualità-prezzo, quindi la Magona è un posto dove si produce il migliore vino del mondo, che non è, come dire, proprio regalato, cioè nel senso costa poco, ecco. Vabbè, quindi magari il Big Gourmand è sempre un premio, comunque viene dato sul cibo e non sulla sulle bottiglie di vino. Ognuno è libero di stare. La Magona è solo bottiglie a 20 euro come bottiglie da 3.000, ecco, quindi uno può bere quello che vuole. Alla Morra c'è, per esempio, no, che è un altro territorio non male, no, per il vino, c'è la pizzeria, per dire, dove si può andare a mangiare una buona pizza gourmet. È chiaro, cioè, che i clienti anche lì, insomma, in misura dell'80% entrano per bere il vino, immagino che capiti anche qui, nel senso che sì tantissimi prendono un tagliere e bevono una bottiglia importante, cioè senza dover portare, quindi mangiare. Enoteca, sì, anche enoteca, facciamo vino anche da sport, quindi a prezzi anche inferiori rispetto al tavolo, quindi c'è la possibilità anche di portare via vino a prezzi da enoteca. Beh, ma parliamo della cucina. Sì, parliamo della cucina dello chef. Appunto abbiamo detto Omar Barsacchi, certo, e quindi ecco questa cucina da cosa deriva, da quale esperienze, allora, cioè come è nato questo posto, questo ristorante? La prima esperienza, innanzitutto la prima esperienza mia è un'esperienza di famiglia. Io vengo da una famiglia di contadini, di cacciatori e di grandi appassionati di cucina e di cibo.
quindi in casa mia non esisteva il riscaldamento perché c'era solo caminetto, quindi qualsiasi cosa veniva fatta, veniva cucinata al caminetto. E da lì ho proseguito la mia grande passione. No, questo è un caminetto della Magona che poi viene cucinato costantemente d'inverno perché gli spiedi sono sempre a girare. Diciamo è uno dei nostri piatti più belli d'inverno, spiedo. Però diciamo mia mamma era stata una grandissima cuoca e secondo me tuttora una grande cuoca che mi ha dato la passione, poi con varie esperienze in Italia e estero sono arrivato nel 2004 a venire alla Magona 15 anni fa. In un periodo dove i terreni penso non fossero poco qua. No, noi siamo stati 11 anni nel centro storico di Bocchini nella vecchia location e da 4 anni qui nella nuova location sulla Bocchini. La si chiamava sempre Osteria Magona, sempre stato Osteria Magona, poi siamo spostati nella nuova location qui accanto alla cantina Ornellaia e là sempre Osteria Magona e ci siamo spostati qui per avere una clientela un pochino più meno di massa, diciamo, perché a Borghi il paese arrivava diciamo pulmate di persone, allora abbiamo deciso di fare un ristorante un pochino più, certo, quindi dobbiamo venire apposta un pochino più esclusivo, diciamo, ecco. Effettivamente insomma ci siete riusciti sicuramente grazie al vino. Poi qui lo slogan è la ciccia, no? Viva la ciccia, come c'è il Sassicai, ma anche il Massetto, magari ce ne sono meno bottiglie. Quindi la carne viene chiaramente presentata, ad esempio la fiorentina o comunque altre versioni della fiorentina, quindi c'è una particolare cura. Sì. La stagionatura, abbiamo una bella cella di maturazione dove praticamente con la fortuna della conoscenza di Dario Cecchini di Panzano, nostro fornitore da 14 anni, e abbiamo la possibilità di avere delle scottone importanti con le giuste marezzature e con la possibilità di frullare oltre i 40-50 giorni e dare ai nostri clienti una fiorentina veramente da non dimenticare. Ecco qua, quindi la carne viene scelta correttamente, viene preparata bene, viene anche presentata bene, perché notavo che un po' come si fa col pesce, si fa vedere il petto di carne, si va bene, il cliente decide, certo, e poi arriva lo vogliamo chiamare piatto, perché come dice, sulla fiorentina non so, lo chef è un po' come col tartufo, lo chef, il peggior nemico dello chef creativo è chiaramente il tartufo. Certo. Ecco, con la fiorentina un cuoco come uguale al tartufo. La fiorentina si cucina in una quindi maniera. Quindi bisogna rovinarla, ecco, con la rovini, e quindi arriva. O la rovini o lo fai come deve essere fatta da manuale. Chiaramente nel menù del Big Gourmand non c'è incorporata la fiorentina. Ci sono dei piatti, anche se vogliamo. Tartufo bianco non può essere considerato il Big Gourmand. Ecco, quindi ci sono piatti col tartufo, sono piatti anche vegetali per vegetariani, magari non so se capita anche qualcosa di pesce o non sto capisco, ma a volte le acciughe salate, qualche piatto d'acciuga, decisamente lo slogan è meglio pisano che vegano. Poi i vegani non mangiano né uova brucano. Vegano purtroppo, il vegetariano è già diverso perché comunque si diverte con i formaggi, si diverte con le uova, si diverte con tante cose. Il vegano è un po' più difficile da contentare. E sul fronte dei formaggi anche lì avete dei formaggi. Sì, noi da 3 anni abbiamo iniziato a fare produzione di formaggi e salumi, la nostra produzione. I maiali quasi interamente vengono dalla nostra azienda, l'azienda di famiglia, l'azienda agricola. E cerchiamo di fare anche dei prosciutti di cinghiale, facciamo con, se quando possiamo, anche diciamo animali più che naturali, naturali allevati allo stato brado, insomma cerchiamo di avere sempre degli animali andando incontro più al benessere della persona, perché per noi il migliore investimento della nostra salute, è investire sul cibo. Questo è il migliore investimento per la nostra salute, non risparmiare sul cibo. Io ho anche un sogno nel cassetto, cioè lo stesso ristorante con gli stessi vini, uguali identici, di pesce. Perché secondo me il bordolese o bolgherese in realtà si può anche abbinare bene con il nostro cacciucco. Il cacciucco sarebbe eccezionale. Io la butto là. Mantenetevi così come siete, ma magari anche lo chiamiamo sempre Magone, come si potrebbe chiamare. Magone al mare. Perché no? Anche perché
I vini poi vanno commercializzati anche a coloro che solitamente bevono bianchi con pesce, per far capire che abbiamo una tipologia. Bene, bene, complimenti. Io per salutare tutti, prego, prego, perché abbiamo anche la clientela, clientela affezionata qui appunto alla Magona. Vorrei far vedere questa bottiglia che è appena stata presentata. Sì, che quindi abbiamo un embargo fino al 1 ottobre. Non so se lo possiamo far vedere. Facciamo vedere questa bottiglia che spiega un po' il territorio. Una novità. Ecco qua. Bene. Eccola. Eccola qua. Questo è il Massettino. Sì. Ecco. Piccola del Massettino. Ecco, quindi il Massettino che è stato bevuto qui. Sì, in attesa di essere distribuito. È stato fatto una sorta di presentazione per i capo area, per, vada, i, vada. Per i capo area e per i dirigenti online. Buyers. Fatto qua Buyers. L'importante era esserci, certo, l'occasione. E sono venuti, hanno fatto due serate, hanno presentato Massettino, abbiamo assaggiato un vino decisamente molto interessante. E a ottobre è stato estratto, merlot 100%. Sì, il primo vino, hanno voluto fare diciamo, un vino come fanno in Francia per i grandi, certo, i grandi merlot, i grandi anche vini francesi. Primo vino e secondo, e primo vino nel set di partenza, e poi il cru. Beh, lo fanno anche con l'amarone, con il ripasso, si fa con il caberlot. Tra l'altro, essendo 100% merlot, perché poi la tipologia bordolese è sempre caberlot.